Fioi, buon di Tose, o buonasera Fioi, buonasera Tose, dipende da che ora guarderà il video. Come andiamo? Spero ben. Ciao a tutti, io sono Stene da Treviso, con cuore e con... Bentornati su Stene Channel e benvenuti su Stene Live versione on demand. Facciamo la sigla. Sigla. Forse sono andato a tempo. Di cosa parlo oggi? Beh, come potete vedere, facciamo il punto sulla serie C Girone B, che poi faccio il punto sulla serie C Girone B dedicato al gruppo Facebook del quale faccio parte, ovvero serie C Girone B. Però prima di cominciare... It's fantastic! Ebbene sì, grazie infinite a tutti i nuovi iscritti del mio canale YouTube. E sinceramente non so il numero esatto, perché Gesè è il contatore, che devo fare un casino infernale. Comunque, grazie ai nuovi iscritti e soprattutto anche grazie a chi c'era, perché così ovviamente già da mo fa parte della community. Serie C, Girone B, e che cosa ci ha detto questa settima giornata? A proposito di sette, volevo dirvi una cosa, che chi non si iscrive alla pagina Facebook La Tana Gialloblu o all'omonimo canale YouTube La Tana Gialloblu, gestita sapientemente e confezionata con amore dal mitico Enrico Morselli, avrà la bellezza di 7 anni di sfiga, per cui iscrivetevi, un bel like e soprattutto seguite Enrico, perché veramente è un'istituzione per quel che concerne il tifo giallo-blu canarino modenese. Bene, posso partire adesso, finalmente. Registro questo video un pochino tardi perché aspettavo con ansia la presentazione del nuovo allenatore della Triestina, ma in realtà al momento non c'è nulla, soprattutto sulla pagina ufficiale della Triestina, per cui comunque diciamo che al 99.9 su 100 il nuovo allenatore della Triestina dovrebbe essere Carmine Gautieri, che alcune testate dicono che ha battuto la concorrenza di Bisoli, altre dicono che ha battuto la concorrenza di Pillon. In realtà, secondo me, da quello che così ho percepito anche dalle dichiarazioni dell'amministratore unico della Triestina Mauro Milanese, diciamo che la società giuliana ha puntato diretto sull'ex giocatore di Bari e Roma e Piacenza, ecco, tanto per darvi una nozione in più. Comunque la Triestina, ragazzi, ieri ha vinto in quel di Pesaro e in un certo qual modo, anche pur se sono quelle difficoltà che una società vorrebbe avere, penso, tutte le domeniche, non è un caso, e non me ne voglia mister Pavanel, che da quando è stato sollevato dall'incarico la squadra ha cambiato volto, guidata tra l'altro in panchina da mister Principalli, che, come vi dicevo, mette un attimino così in imbarazzo, se così possiamo usare questo termine, la dirigenza giuliana, perché due panchine di Principalli, due vittorie, evidentemente c'è stata sicuramente un'inversione di tendenza, evidentemente qualcosa non andava più per il verso giusto nello spogliatoio della Triestina, e quindi la società comunque ha dimostrato per l'ennesima volta, perché comunque dal mio punto di vista, e poi ognuno chiaramente con commenti, sms, interventi, potrà dire la sua,
dal mio punto di vista sono 5 anni che la società Labardata non sta sbagliando nulla. Poi, ripeto, la macchina, l'ambaradan, diciamo, è composto da tanti meccanismi che devono girare in maniera estremamente sincronizzata. Nel momento in cui un meccanismo o più meccanismi non funzionano, ovviamente, diciamo che il tutto si inceppa e sembra invece che adesso, appunto, la squadra giuliana abbia trovato la cosiddetta chiave di volta. Mi piace chiave di volta. E quindi, insomma, 2 vittorie su, tra l'altro, 2 partite che non sono per nulla scontate, perché l'Arzignano, a me piace chiamarlo Arzignano, non era sicuramente non ti incantare, Stene, che sennò la registrazione non va avanti. Stavo dicendo, l'Arzignano non era così, insomma, farina da farosti, tanto per dirla alla buona, ma Pesaro, ragazzi, è un campo estremamente pericoloso, ostico, particolare. E quindi Triestina, che appunto riesce a cogliere 2 vittorie importanti, risolleva il morale, soprattutto risolleva la posizione in classifica, perché per quanto poco la Triestina è passata nel giro di 2 turni, quindi tra l'altro 1 settimana scarsa, perché dalla sconfitta di Verona alla vittoria di ieri di Pesaro con il turno in mezzo è passata 1 settimana, è passata, che non è un passato di pomodoro, è saltata, è zompata, insomma, scusate se ogni tanto mi perdo via. Comunque, dal 15° posto è saltata in groppa all'8° e non è male, non rispetta assolutamente i pronostici, le aspettative di quest'estate, però insomma, oh, ragazzi, pian pianino sta salendo la china. Dopo c'è qualcuno che dice, ma Principalli meriterebbe una possibilità. Gasa parlà, come sempre, buon vecchio Mauro Milanese, che ha detto, Principalli ha dei meriti, glieli riconosciamo, farà sicuramente parte del nuovo staff della prima squadra, gli si troverà probabilmente un ruolo consono e immagino, presumo, che comunque Carmine Gautieri non si presenterà da solo, ma avrà comunque al seguito i suoi collaboratori. Quindi comunque, insomma, già che il mio massimo dirigente elogia il lavoro che ho fatto, sto parlando così in terza persona, immedesimandomi in Principalli, credo che comunque sia una soddisfazione enorme e un premio, insomma, che comunque bisogna riconoscere a questo rampante quarantenne che qualcosa di suo ce l'ha messo, perché non è che una squadra toe mai in desogare. Evidentemente è stato un bravo musicista e ha suonato i tasti giusti e l'armonia comincia un attimino a piacere, insomma, al popolo giuliano. E quindi direi che, insomma, nel giro di pochissimi giorni c'è stata un'inversione di tendenza e vedremo se tutto ciò continuerà con l'arrivo in quella di Trieste, a quanto pare, di Carmine Gautieri. Dopo magari vengo smentito, sto video va in casin e quindi finia là. Bene, nell'analizzare poi nell'insieme tutta la giornata di ieri della serie C, girone B, ragazzi, qui c'è una conferma importante, quella del Padova. Io poi mi sono rivisto la partita, perché prima di dire cialtronate, che già avete visto, mi incanto così, mi impippo a parlare, però insomma cerco anche di dire delle cose che abbiano un senso. Io mi sono rivisto un po' le partite di ieri, on demand, però le ho riviste, e devo dire la verità, tanto de capeo, tanto di cappello a Mister Sullo,
che, come già vi ho detto precedentemente, togliendosi quella carogna sulle spalle di sventura, che veramente facciamo i dovuti scongiuri, 6 partite e la bellezza di 19 punti, scusatemi, 7 partite, se su 6 partite ha fatto 19 punti, gli dico come cazzo ha fatto, 7 partite, 19 punti sui 21 disponibili, ragazzi, chapeau al Padova, che tra l'altro poi, sottolineo questa cosa qua, ha effettivamente fatto una partita da squadra, perché c'è stato un assalto all'arma bianca da parte della Fermana, che si è trovata praticamente sotto di 2 reti e poi è riuscita comunque verso il finale a trovare il cosiddetto gol della bandiera o che accorcia le distanze, ecco. E poi comunque c'è stato un assalto finale dei gialloblu verso la porta padovana. Padova che ha fatto fortino e non è passato nessuno. La partita sono quelle gare che un allenatore, cazzo, le vince con soddisfazione, perché sono composte da 300.000 elementi che sono quelli che alla fine, a lungo andare, ti permettono di vincere dei campionati. Adesso quelli del Padova mi dicono che sei un gufo de merda, ma ragazzi, io sto analizzando quello che ho visto. A differenza, ad esempio, e non me ne vogliano gli amici di Vicenza, a differenza appunto della squadra allenata da Mimmo Di Carlo, che tra l'altro si è trovata in superiorità numerica dopo 20 minuti, è andata in vantaggio, Sega becca il gol del pari, ha rischiato di prenderne un altro, dopo è tornata in vantaggio, ma ha sofferto, per poi addirittura vedersi espulso un uomo di esperienza come Cinelli e soffrire ulteriormente la pressione della Virtus Vecom, che all'interno del Gavagnini, detto simpaticamente dal sottoscritto il Punaro, rende la vita difficile a chiunque. Però, e ripeto, non me ne vogliono gli amici berici, l'atteggiamento tra la squadra vicentina e quella padovana è abissale. Il Padova non aveva il fiato su collo della Fermana come l'ha avuto il Vicenza in quel di Verona. Per quanto poco, comunque, per la compagine di Renzo Rosso sono 3 punti di platino o di mirra o di rodio, scusate ogni tanto i miei momenti fumettistici, che comunque vanno in cassaforte e collocano il Vicenza in terza posizione o seconda, che dir si voglia, in coabitazione con questa Reggiana, che invece non è riuscita a vincere questa domenica, ma che comunque ci ha provato in tutti i modi. E mi piace da morire poi un hashtag che gira, che hanno pubblicato i tifosi della Reggiana e mi fa morire, perché è fantastico, ovvero Alvini cazzo dritto, che Alvini è l'allenatore della Reggiana, o Alvini cazzo duro, una roba del genere, che comunque, ecco, rispecchia un attimino la mentalità di questo allenatore che anche nel post partita ha sottolineato che se c'era lui anche con le mani la tirava dentro sulla porta dell'Arzignano, nonostante appunto le tante occasioni che la squadra granata ha avuto. E ciò sta a sottolineare, insomma, che razza di spirito combattivo ci possa essere all'interno di un spogliatoio, di uno spogliatoio, di una neopromossa, perché ricordiamoci che la Reggiana è una neopromossa per la porta di servizio, perché è stata ripescata, e che comunque occupa un sacrosanto secondo posto, perché ovviamente è una squadra cazzutissima la Reggiana. E quarta posizione occupata invece dal Piacenza che comunque è riuscito a vincere anche questa domenica,
si è giocato di domenica, perché non mi ricordo più se addirittura avesse anticipato qua e là, su e giù, perché è tutto un casino sto campionato, perché non ci si capisce. Però vabbè, mi ricordo che aveva il derby col Carpi, e nonostante e stavo facendo una battutaccia, ma vabbè, la faccio lo stesso, ovvero rinforzati dall'assenza di Cacia, la squadra piacentina sabato sera è riuscita, come dicevo, ad affermarsi in quello che ho definito il derbino, perché comunque insomma Piacenza-Carpi è un derbino emilio-romagnolo. Però, a parte le battute del cazzo che faccio, è, così ripeto, una cosa abbastanza ridanciana quella che ho detto, rinforzati dall'assenza di Cacia. Dispiace che all'interno di un contesto comunque importante, quale quello di Piacenza, e con una squadra che occupa il quarto posto, l'ho già detto, e peccato appunto che ci siano queste inutili rogne interne riguardanti appunto la dirigenza e l'attaccante Cacia, e oggi, come vedete, scorrere sotto di me in questo bellissimo nuovo asse grafico che vi ho creato appositamente. No, spero che vi piaccia. E stavo dicendo appunto, oggi comunque ci sarà una ennesima riunione tra la dirigenza e l'attaccante piacentino in modo da ricucire questo strappo, perché ragazzi, un attaccante come Cacia indubbiamente nel corso del campionato fa comodo al Piacenza, ma farebbe comodo a qualsiasi squadra, insomma, nell'economia di un sodalizio. Centravanti di spessore di questo genere sono determinanti per tutta una serie di motivi, per tutta una serie di componenti, perché il colpo di genio, il colpo di classe su queste categorie lo danno dei giocatori di valore, ma soprattutto di esperienza. A proposito di esperienza, comunque, la Feral Pissarò, che l'anno scorso era stata una grande protagonista, continua un attimino a viaggiare col freno a mano tirato, e in panchina ancora non è stato scelto il sostituto di Zenoni. Attualmente la Rosa, la squadra di Salò, è guidata dall'allenatore della Beretti, Bertoni, che comunque, e così mi riaggancio al concetto precedente, ha elogiato Caracciolo, che non è Scaracciolo ma Caracciolo, che ha fallito ieri un calcio di rigore che poteva far sì che la squadra lombarda portasse a casa 3 punti d'oro da Gubbio. Purtroppo non è stato così, il portiere Ravaglia del Gubbio gattira sul muro, come si suol dire, gattira sulla seranda, per dirla proprio in Trevisan, e ovviamente non è passato neanche un pallone. Ma nonostante ciò, appunto, il tecnico della Feralpi ha sottolineato tutto il lavoro sporco, come si dice in gergo, che una punta come Caracciolo, che di esperienza ne ha da vendere, fa nel corso della partita. È chiaro, e su questo sono d'accordissimo col mister della Feralpi, che chi non tira rigore non lo sbaglia mai, per cui non c'è assolutamente da condannare uno di quelli che secondo me saranno dei protagonisti, faranno uno di quelli che farà parte dei giocatori protagonisti nel corso di questa stagione interessantissima 2019-2020 del nostro girone di Serie C, girone B, che si riaggancia comunque al gruppo Serie Chat, girone B. Ok, perfetto. Via via poi discorrendo tutte le altre, con questa San Benedettese, poi tra l'altro Corsara in quella di Ravenna,
e Ocho al Modena, del mio amico Enrico Morselli, ma soprattutto del mio amico Mauro Zironelli, che è una squadra che è un diesel, e io già da quest'estate ho detto in campana, perché i canarini, per quanto poco, diranno la loro alla lunga, mestre insegna. Quindi attenzione alla compagine di Mauro Zironelli, che Sorniona comincia a non imparare, ad esprimere i concetti calcistici del tecnico ex Fiorentina, ex Pescara, perché per chi non lo sapesse, Zironelli ha giocato a Fiorentina, nel Pescara, nel Venezia, se volete vado avanti, ve la dico tutta la sua carriera, e invece no, ve la studiate. Bene, io direi che insomma ho toccato vari argomenti, mi auguro di avervi coinvolto, insomma, di trovarmi una marea di commenti, troverò sicuramente anche una marea di insulti, perché oggi mi sono in cantanfia, però ripeto, Zeluni per tutti e lunedì per tutti. Prima di salutarvi vi ricordo comunque di contattare, vediamo se la faccio giusto, sì, lei, la Giada, che è mia moglie, partner da sempre del mio canale Stene Channel, in quanto nutrizionista iscritta all'albo nazionale dei professionisti, per cui una persona che ha i titoli e soprattutto cognizione di causa di quello che dice, di quello che vi propone. E rimanendo in ambito calcistico, ci sono veramente degli integratori che permettono di prevenire tante, tantissime magagne. Quindi contattatela con fiducia, perché ci sono veramente delle opportunità di star bene grazie all'integrazione, che spesso e volentieri noi sorvoliamo, magari per superficialità o proprio perché non si comprende l'importanza della stessa. Quindi 333-233-5935, che non è 33 trentini, andavano a Trento tutti e tre trotterellando, ma bensì 333-233-5935, WhatsApp o linea diretta con Giada, per avere tutte le dritte possibili immaginabili. Prodotto che vi sottolineo oggi sicuramente, Artifit, curcumina, glucosamina e condroitina, 100% naturale, 100% certificato dal Ministero della Salute, no doping, e anche dalla Comunità Europea, tra l'altro, grazie al quale potete prevenire infortuni muscolari, sfiammare qualsiasi tipo di magagna fisica che avete a livello muscolare, grazie appunto alla nutrizione cellulare di questi prodotti. Ma non devo dirvele io queste cose, ve le deve dire Giada, per cui 333-233-5935, contattatela con fiducia. E in barba a chi mi ha detto che sto facendo una promozione, perché io ho messo l'hashtag ADV, che sarebbe advertise, per cui chi mi ha rotto le balle se la piglia nelle culatte. Bene fioi, direi che per oggi è tutto. Vi ricordo, per chi ha piacere, si può iscrivere tranquillamente su Stene Channel, che trovate su YouTube o che trovate direttamente su Facebook. Se non volete 7 anni di sfiga, iscrivetevi alla Tana Giallo Blu, gestita magicamente e magistralmente da Enrico Morselli. Per tutti coloro che vogliono fare parte della nostra community, ovviamente serie chat girone B. E chi devo salutare? Il mitico Damianone Longhi, www.damianolonghi.it, cliccate sul suo sito internet, dal quale poi andate sulla sua pagina Facebook, anche lì farò uno spottino. E prima di salutare tutti quanti, congedandomi, un grande abbraccio anche a Marco Okram, perché non l'ho nominato, ma un altro amministratore del gruppo, e ovviamente non posso mai scordarmi più di lui, perché
porta ben, che voglio ben, mi piace come persona. Grande abbraccio al mitico Max Paccagnella. Bene, Fioi, direi che per oggi può bastare così. Vi ringrazio della vostra accortese attenzione. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Scusatemi tutte le cialtronaggini, tutte le fanfaronaggini. Oggi sto sbrisciando come non mai. Comunque, allora è meglio congedarmi da voi, dicendovi che ve voglio bene, steme bene. E se vediamo al prossimo video o alla prossima live. Ciao a tutti!